questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa blusa che io ho deciso di chiamare blusa matera. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato un filato nuovo a cui ho dato la mia etichetta. L'ho scelto personalmente, è un 100% puro cotone che è differente dal cotone titolo 5 o titolo 8 in quanto è molto molto più morbido. È comunque un cotone ritorto, ve lo faccio, cerco di farvelo vedere da vicino il più possibile, però è molto più soffice e infatti io questa maglia che mi vedete indossata è leggerissima, morbidissima, non tira per niente. Quindi come spessore siamo come il titolo 8, è una, diciamo che tra il titolo 8 e il titolo 5, però è molto più morbido. Io ho utilizzato il colore bianco, però voglio farvi vedere altri colori che troverete sempre disponibili sul sito. E sempre per poter realizzare questa blusa io vi consiglio questo grigio o questo lilla scuro o anche il verde acqua, perché sono colori comunque belli estivi e che si possono abbinare. Però oltre a questi trovate anche altri colori come un bellissimo giallo molto tenue che mi ricorda il colore della granita, quindi non quel giallo titti, mettiamola così, e anche un rosa molto tenue, anche quello adattissimo se volete fare una creazione per una bambina. Per poter fare questa blusa io ho utilizzato solamente 200 grammi, lavorando con l'uncinetto numero 4. È vero, sull'etichetta io vi ho scritto 2,5-3, ma per fare questo tipo di lavorazione volevo qualcosa di forato e quindi volevo rendere la creazione molto più leggera e per questo sono andata a lavorare con l'uncinetto numero 4 e voglio farvi vedere questo. Mi avvicino così potete vedere, nonostante io abbia lavorato con il numero 4, guardate come sono lineari le catenelle, vengono sempre della stessa misura. Per questo è perfetto lavorarlo anche con un uncinetto così grande. Per una taglia M io vi consiglio di acquistare 250 grammi, per una taglia L 300 grammi. Naturalmente se volete fare le maniche più lunghe aumentate di 100 grammi, se invece volete fare un vestitino, quindi allungarla, perché a me questa mi arriva a metà sedere, ma volete farne un vestito da poter indossare in spiaggia, vi consiglio di aumentare allora di 100 grammi e mi raccomando andate sempre a passare a questo punto a lavorare con il la parte sotto e poi invece salendo, se volete fare un po' più chiusa la parte, un po' più stretto la parte sopra, andate a lavorare con un 3,5 in modo tale che il sotto vi venga più largo e andate ad aumentare, rispetto a quello che vi dico sempre di 2 o 3 motivi, andate ad aumentare anche di 3-4 motivi a taglia. Quindi se per una taglia M bisogna aumentare 3 motivi, per una taglia L bisogna aumentare di 6, andate ad aumentare di un motivo in più in modo da avere la parte inferiore molto più larga. Poi potete andare a stringere utilizzando un uncinetto più piccolo, quindi dal 4 potete passare al 3,5. Per quanto riguarda questa creazione, è una lavorazione semplicissima che io ho già utilizzato per la maglia che ho fatto con il muffin, di cui ho fatto la parte superiore proprio con questo punto. Qui invece l'ho utilizzato per realizzare tutta la maglia. È un punto molto semplice che si realizza facendo sempre 2 giri. Io ho lavorato in tondo fino agli scafi, poi ho diviso la parte dietro dalla parte avanti, lavorando in due parti separatamente, e quando sono arrivata all'altezza delle spalle ho lavorato gli ultimi 2 giri soltanto su 5 motivi, partendo dall'esterno verso l'interno per creare questo scollo rotondo senza però fare diminuzioni. Una volta cucite le spalle si vanno a fare le maniche. Io ho fatte 3/4, voi potete farle lunghe, potete farle a mezze maniche, quindi come preferite o soprattutto come volete indossare questa blusa. Io la voglio indossare in estate, quindi la sera, quindi ho preferito farla appunto con maniche a 3/4 in modo da sotto indossare soltanto un reggiseno particolare come vanno di moda adesso, o anche un top a fascia o anche un top normalissimo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito sono attivi diverse offerte su diversi filati, tra cui abbiamo il Nuova Vita con cui ho fatto la borsa del video precedente, è in offerta anche l'ombrellino, quindi avete varie offerte attive fino a domenica. E noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial.
Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato che ho scelto personalmente, e infatti gli ho dato la mia etichetta, che si chiama Filati Elsa Cotton Bebè. È questo cotone 100% puro cotone, molto sottile e ritorto, però che non dà quella sensazione del titolo 5 o del titolo 8, perché comunque un cotone molto morbido. Si può lavorare sia con un 102,5 che con 3, ma io per realizzare la nostra maglia, che in realtà è un pull estivo, quindi molto forato, utilizzerò l'uncinetto il numero 4, e potete vedere che, nonostante sia il 4, guardate come viene lineare la linea di catenelle. Lavorerò quindi con l'uncinetto numero 4. Ho montato 170 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 10, e io l'ho fatta un po' larga, quindi mi raccomando, se siete una taglia M andate ad aumentare almeno di 20-30 catenelle. Se siete una taglia L andate ad aumentare anche di 60 catenelle, perché non deve essere una cosa aderentissima, ma deve essere una cosa un po' larga, proprio perché deve essere un pull estivo forato. Infatti le maniche le farò o a 3/4 o lunghe. Detto ciò, possiamo andare a fare il primo giro. Ah, questi che vedete sono altri colori che trovate sempre sul sito. Oltre a questi tre, ce ne sono anche altri che potete trovare, tra cui anche un giallo, il rosa. Quindi è un filato che è perfetto sia per noi adulti che per bambini. Quindi andiamo a fare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, una, due e tre. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 2, 3, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle e ricomincio da capo. Facciamo un'altra insieme, quindi entro nella quinta, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto 3, salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo quindi per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 3 catenelle, quindi entro nella terza catenella iniziale, che equivaleva alla mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Voi potete anche alzarvi con una catenella e poi andare a fare la maglia bassa, io preferisco fare direttamente la maglia bassa. E andiamo a fare 3 catenelle, 2, 3, prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la maglia bassa, andiamo a fare una maglia alta, 3 catenelle, rientriamo un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricominciamo da capo. Andiamo nell'archetto di 3 catenelle, realizziamo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare una maglia alta, 3 catenelle, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricominciamo da capo. Un'ultima volta insieme. Andiamo nell'archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia bassa. 3 catenelle. Andiamo dove abbiamo la maglia bassa, andiamo a fare una maglia alta. 3 catenelle, rientriamo un'altra maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, e si ricomincia da capo. E andiamo a fare questo per tutto il secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Questi sono i due giri che dovremo sempre andare a ripetere, quindi vi faccio rivedere come rifare il primo. Andiamo a fare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione,
prendiamo il filo, rientriamo dove abbiamo la maglia bassa, andiamo a fare una maglia alta. 3 catenelle di separazione, 2, 3. Andiamo nell'archetto di 3 catenelle che separano le due maglie alte e andiamo a fare una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle e si riparte. Dove abbiamo la maglia bassa, andiamo a fare la maglia alta, le 3 catenelle, si rientra maglia alta. Quindi io continuerò a fare questi due giri fino ad arrivare agli scalfi e poi vi farò vedere come dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, io ho ripetuto il motivo per 24 volte e sono arrivata a poter mettere i marcatori. Per mettere i marcatori sono andata a contare i miei ventagli, ossia le due maglie alte separate da 2 catenelle, e ne ho un totale di 17. Quindi ne ho messi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avanti e 8 dietro, mettendo il marcatore dove ho la maglia bassa dopo l'ultima, qui in questo caso l'ultima del mio ventaglio e qui prima del mio ventaglio. Adesso andrò a lavorare normalmente sempre il giro, sempre il motivo, però in giri di andata e ritorno e quindi non più in giri di tondo. Quindi la lavorazione si inizia uguale, con delle maglie bassissime. Ci portiamo all'interno dell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare la nostra maglia bassa, scusate, 3 catenelle. 3 catenelle, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta. Quindi continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare alla fine del giro e in quel caso vi farò vedere come girare la lavorazione e passare a lavorare il nostro giro successivo. Quindi sto per terminare il giro, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare la maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e vado a lavorare normalmente, vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi vado a lavorare normalmente. Terminerò quindi facendo sempre il mio ventaglio sopra la maglia bassa e poi ricominceremo tranquillamente a fare la maglia bassa. Quindi i giri da fare sono sempre quelli. Io arriverò fino alle spalle, però alle spalle poi dividerò ulteriormente la lavorazione per fare gli ultimi 2 o 3 giri in parte più piccola per creare delle mini spalline in modo tale da fare lo scollo un po' più ampio. Poi lavorerò la stessa cosa dietro e naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere il giro, quanto ho fatto largo e alto questa piccola spallina. E poi andrò a lavorare anche dietro. Allora, io ho ripetuto i due giri 6 volte e poi altre 2 volte ho ripetuto il giro, però lavorando solo su sei motivi, 1, 2, 3, scusate, su 5 motivi, 1, 2, 3, 4 e 5, ossia maglia bassa, 2 ventaglio, maglia bassa, ventaglio, maglia bassa. Stessa cosa da quest'altra parte, quindi ripeto, io ho fatto 6 volte il motivo, quindi 2 giri, e poi ho rifatto di nuovo i 2 giri, quindi una settima volta, però lavorando solo su 5 motivi, partendo dall'esterno verso l'interno. Sia da questa parte che da quest'altra parte. Ho fatto la stessa cosa dietro e poi sono andata a cucire le spalle. Come vedete, qui avanti si crea questa lavorazione tonda senza aver fatto alcun tipo di diminuzione. Questo perché sul davanti avevo un motivo in meno e proprio perché abbiamo fatto queste micro spalline sia avanti che dietro. Quindi si va a creare questa rotondità nel collo. Adesso possiamo andare a fare le maniche lavorando sempre allo stesso punto. Farò delle maniche a 3/4, quindi vediamo come fare. Per realizzare la manica lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 4 che ho dovuto cambiare perché l'altro in questo momento non lo trovo più, l'avrò perso sicuramente da qualche parte, non è in mezzo ai capelli come la foto che vi ho fatto su Facebook, però. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, io inizierò a lavorare nella maglia bassa che avevo lasciato libera per poter lavorare la parte dietro e la parte avanti della maglia. Quindi mi aggancio con il filo dove ho la maglia bassa e vado a lavorare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, poi dopo toglierò il filo, lo taglierò, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, vado qui dove ho questa maglia alta orizzontale, vado a fare una maglia bassa.
3 catenelle, 1, 2, 3, vado direttamente dove ho la maglia bassa, quindi salto la maglia bassa, salto la maglia alta con le catenelle, vado qui dove ho la maglia bassa e vado di nuovo a fare una maglia alta, 3 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto la maglia alta e la maglia bassa, entro nella maglia alta orizzontale successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la maglia bassa, salto la maglia alta, entro dove ho la maglia bassa e di nuovo vado a fare la mia maglia alta, 3 catenelle, rientro un'altra maglia alta e continuo così quindi per tutto il giro. 3 catenelle, vado dove ho la seconda maglia alta orizzontale e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a lavorare dove ho la cucitura della maglia in modo tale da fare il mio ventaglio. 2, 3. Quindi continuo ancora così a lavorare come ho lavorato fino adesso. Quindi davvero molto molto semplice la lavorazione. Quindi vado dove ho la maglia bassa e di nuovo vado a fare maglia alta. 3 catenelle e maglia alta, 3 catenelle di separazione, vado nella seconda maglia alta e faccio maglia bassa, 3 catenelle di separazione, vado dove ho la seconda maglia bassa perché salto la prima, quindi vado nella seconda e di nuovo maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta, 3 catenelle di separazione. E vado qui dove ho la maglia alta, scusate qui, 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a chiudere normalmente il mio giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima. E ora continuiamo a lavorare come abbiamo lavorato anche prima, quindi andiamo a fare delle maglie bassissime e andiamo a fare la maglia bassa iniziale. Le 3 catenelle e si ricomincia da capo, una maglia alta, un ventaglio dove abbiamo la maglia bassa. Io continuo a lavorare in questa maniera, vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Vi ricordo che voglio fare delle maniche a 3 quarti e poi andiamo a fare la stessa cosa anche nella prossima, nell'altra manica. Ho terminato la manica, ho lavorato i due giri per 17 volte, come lunghezza per me va benissimo, voi naturalmente la potete fare a giro manica, manica più corta o addirittura manica lunga, a me supera un po' dopo qualche centimetro il gomito, non l'ho fatta più lunga, mi piace che arriva fino a quella misura. Adesso vado a fare anche la stessa, l'altra manica e poi deciderò se fare dei bordini, penso proprio di no e quindi se in quel caso una volta fatta anche l'altra manica la mia lavorazione, la mia maglia sarà terminata.